Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel mio canale, io sono Malta e oggi siamo qui con un nuovo video, come va la vita? Spero tutto bene, buona domenica a tutti! Sapete, spesso in direct su Instagram, e ne approfitto per ricordarvi che in descrizione potete trovare il mio profilo, fateci un salto e magari seguitemi, mi arrivano dei messaggi riguardanti le action figures. Molte persone mi chiedono se un determinato sito è affidabile per l'acquisto appunto di questi prodotti, altre invece mi chiedono se la loro action figure acquistata su Wish sia originale oppure no. Ed è appunto a causa di queste numerosissime domande che ho deciso di fare questo video. Infatti oggi vi andrò a dire i siti dove non dovete acquistare le action figure perché incorrerete sempre nei falsi d'autore. Detto questo, possiamo cominciare col video, ma prima di far ciò, ovviamente come sempre, via con la sigla. Ovviamente il mio non acquistare si riferisce al fatto che da questi siti non troverete mai dei prodotti originali, ma solamente delle opere contraffatte, con eccezione fatta dell'ultima cosa che vi andrò a dire in questo video, che non vende prodotti falsi, ma li vende originali ma con un prezzo maggiorato, anche del 15-20%. Detto questo, possiamo cominciare con i siti veri e propri. I primi due siti che ho deciso di mettere insieme sono Wish e AliExpress, due colossi dell'e-commerce cinese, che da un po' di tempo a questa parte vendono action figures. Ovviamente si tratta di prodotti contraffatti, non originali. Sono delle riproduzioni cinesi di action figures più o meno costose, che vengono vendute appunto poi su questi siti a dei prezzi davvero vantaggiosi, che vanno dai 5 ai 30 euro massimo per delle action figure davvero enormi. Ovviamente si trattano dei taroccati e ovviamente non potete pretendere che questi siti vendano delle action figures da 300-400 euro a solamente 30 euro. Se poi volete una determinata figure che costa 400 euro e parlo del modello originale, e magari vi volete accontentare di un modello taroccato tra virgolette, potete prenderlo su Wish, pagarlo 30 euro e comunque potrebbe fare una bella figura. Ovviamente vi deve andare anche di culo, perché alcune opere contraffatte sono fatte anche abbastanza decentemente, mentre altre un po' meno. Sarebbe meglio forse prendersi un calcio in faccia che vedere certa roba esposta in una libreria, vetrina o quant'altro. Quindi vi consiglio di starci alla larga se volete delle action figure originali. Se volete dei contraffatti che magari sono fatti anche abbastanza decentemente, potete darci un'occhiata e fare una prova e vedere cosa vi arriva. Altri rivenditori da evitare sono i venditori palesemente cinesi su Amazon. So che sembra una cosa abbastanza razzista da dire, infatti adesso mi andrò a spiegare meglio per evitare che YouTube mi ammazzi di botte. Su Amazon ci sono parecchi rivenditori di action figure originali e non originali, come per esempio la Banpresto, la Bandai, la Tsume e quant'altro, ma ci sono anche dei rivenditori con un nome palesemente cinese che vendono action figure anche grandi a 25-30 euro. Ovviamente si trattano di falsi, falsi che vengono venduti a un prezzo minore per accaparrarsi dei potenziali clienti che magari d'action figure ne capiscono poco. Vedono magari una bella figure che sembra fatta bene, ma che in realtà si tratterà di un taroccato e che una volta arrivata a casa farà abbastanza schifo. Ovviamente per attrarre il cliente non mettono foto della loro figure contraffatta, no, mettono foto della figure reale. Di conseguenza uno, mentre sta acquistando e navigando su Amazon, può pensare: oh, guarda che bella figure, bella grande, bella pomposa, solamente 30 euro, la prendo. Per poi trovarsi a casa un piccolo sgorbio che fa abbastanza schifo. Su Amazon acquistate solamente sui rivenditori ufficiali, come già detto prima, Banpresto, Bandai e quant'altro. Ma adesso ci spostiamo sulla nuova frontiera della truffa riguardanti le action figure. Infatti su Facebook, se siete appassionati di anime e magari iscritti ad alcune pagine, vi possono saltare fuori delle pubblicità di queste mystery box da 10 o 20 euro, nel quale il fantomatico rivenditore vi dirà che ci saranno delle action figure enormi e fantastiche al loro interno. Ecco, ho visto moltissima gente cascare in questo trucco ed ovviamente è una truffa. Il rivenditore mette foto di statue in resina che costano dai 500 ai 1000 euro per attrarre il cliente, per poi rivelarsi essere una truffa. Non ho capito poi se vi arriverà veramente qualcosa a casa o se non arriverà direttamente nulla. In alcuni casi ho sentito che qualcuno non è arrivato nulla, in altri che è arrivata un'action figure deforme e bruttissima da vedere. Di conseguenza, se trovate queste mystery box fantastiche su Facebook, statecela larga, perché è solamente un modo per spillarvi dei soldi. Ripeto, sono rimasto abbastanza sconcertato dalla quantità di persone che sono cascate in questo trucco da 4 soldi. Fidatevi, non vi arriverà mai nulla di buono, sicuramente non l'action figure da 1000 euro che vi fanno vedere nelle foto. Piccola premessa prima di dirvi l'ultimo posto dove non acquistare action figure: fate sempre attenzione al prezzo e alla quantità di dettagli presente in una figure. Se vi spacciano un'action figure molto grande, molto dettagliata a 20-25 euro, quasi sicuramente sarà un falso. Le figure così grandi e dettagliate costano dai 100 euro fino ai 1000 euro. Di conseguenza fateci un po' d'occhio, guardate magari dei prezzi e delle fasce di prezzo per l'action figure sul web e capite bene o male a quale fascia di prezzo in una determinata figure si possa girare. Detto questo, l'ultimo posto dove vi sconsiglio di comprare action figure, ma qui non siete obbligati perché comunque gli originali li potete trovare, sono alle fiere. Perché però vi sto dicendo questo? Le fiere sono un ottimo posto dove potete trovare figure molto rare, e questo è vero, però nella maggior parte dei casi il prezzo di queste figure è maggiorato, con una percentuale che va dal 15 al 20% in più. Mi è capitato
infatti trovare delle figure che a GameStop costassero 30 euro, in fiera a 40. Ovviamente le figure in fiera sono quasi del tutto originali, ci metterei la mano sul fuoco per il 99,9% dei prodotti, ma a mio avviso comprare in fiera è abbastanza sconsigliato perché il prezzo può essere abbastanza elevato rispetto alla normalità. E con questo ho finito i miei consigli sul dove non acquistare action figure. State ben attenti perché di falsi ce ne sono parecchie e li potete trovare ovunque. Detto questo però io non ho nient'altro da dire, quello che ho detto nel video è tutto e noi quindi possiamo salutarci, ma prima di far ciò vi invito a mettere un bel mi piace, iscrivervi al canale, condividere il video con i vostri amici, vi ricordo inoltre che in descrizione potete trovare link per i miei social, Instagram e Facebook, passate numerosi perché pubblico numerosissimi aggiornamenti per quanto riguarda il canale, qualche spazio di vita privata. E detto questo noi ci vediamo mercoledì con il prossimo video, ciao ragazzi!